In diretta. Prego, Posso partire? Alessandro. Sì, salve a tutti. Siamo a un incontro. Pregherei di chiudere i microfoni di chi non sta parlando. Siamo a un incontro dell'Osservatorio sull'Unione Europea. L'occasione sono le due newsletter che l'Osservatorio ha preparato nei mesi scorsi sulla questione agraria, le rivolte in agricoltura e diciamo le prospettive che si sono aperte. E abbiamo fatto due newsletter, diciamo, su queste tematiche e raccogliendo buona parte degli articoli prodotti sia in Italia, parte anche soprattutto anche all'estero, cercando di organizzare il materiale con un ragionamento, una scaletta che oggi cercheremo in parte di riprendere. E abbiamo come ospiti, diciamo, degli ospiti importanti, il professor Enrico Pugliese, il professore Pier Bevilacqua, Gianfranco Laccone e Dario Dongo. E poi, ovviamente, abbiamo un po' di persone della redazione, un po' di ospiti e quindi è possibile che si possa fare anche una bella discussione. Ecco, io cerco di essere breve, quindi do la parola ad Andrea Amato, che è stato pilastro del lavoro delle due newsletter e che ci farà un po' un'introduzione alla giornata. Prego, Andrea. Devi mettere il microfono, ecco. Ecco, ho attivato il microfono. Allora, io centrerò questa introduzione soprattutto sulla prima newsletter, cioè quella delle rivolte, in modo, come dire, da fornire un materiale, diciamo, di base alla discussione, anche perché le questioni diciamo, economiche, ecologiche e politiche, immagino saranno affrontate ancora meglio di me, dai, nostri interlocutori. Allora, la prima domanda che noi ci siamo posti è questa: ma chi sono i rivoltosi? Chi è che è sceso in piazza, sulle autostrade, eccetera? La prima cosa che si deve dire è che non sono tutti agricoltori. C'è una presenza importante, per esempio, c'è stata dei contoterzisti, cioè quelli che diciamo vanno a lavorare, cioè sono padroni di trattori, di macchine agricole che vanno qua e là a lavorare nelle aziende agricole. E non è un caso che questa è stata la rivolta dei trattori. Però poi diciamo tra quelli che si sono spesi anche nei media, eccetera, e abbiamo visto che ci sono società, rappresentanti di società anonime, proprietari terrieri, insomma, ecco, non tutti agricoltori. E tra gli agricoltori non tutti sono contadini. Ci sono anche, diciamo, le grandi aziende e le medie aziende capitalistiche. Per questo non ci piace parlare di lotte contadine, proprio perché non sono portate avanti dai contadini soltanto nell'interesse dei contadini. E nemmeno tanto sono lotte, sono state delle jacquerie in qualche modo, insomma, anche nel modo in cui hanno privilegiato, diciamo, lo scontro con i palazzi del potere pubblico, in particolare quello dell'Unione Europea. Abbiamo visto le manifestazioni a Bruxelles. Certo, ci sarebbe da chiedersi
come mai il bersaglio principale è stato il Parlamento europeo e non il Consiglio dove stanno i governi, diciamo, dei vari paesi dove le manifestazioni hanno avuto inizio. Però diciamo, bersaglio di queste manifestazioni sono state anche, voglio dire, le controparti sono stati i governi nazionali. In Italia, in particolare, diciamo, le manifestazioni, le proteste sono state anche in qualche modo contro le organizzazioni professionali, quelle, diciamo, principali, quelle più importanti, a cominciare dalla Coldiretti. Ecco, ci si è chiesti anche, ma come sono nati? Chi sono stati i promotori di queste manifestazioni? Allora, in molti paesi le rivolte sono partite da organizzazioni agricole minoritarie, di gruppi di agricoltori soprattutto anti-europei, anti-sistema. In Germania e in Francia queste organizzazioni hanno legami molto stretti, per esempio, con movimenti e partiti di estrema destra. In Italia abbiamo visto la presenza di epigoni del movimento dei Forconi. Inoltre, in Germania e in Francia le rivolte poi invece sono partite da questi gruppi, ma poi sono state egemonizzate dalle principali organizzazioni professionali. Cosa che non è riuscita in Italia la Coldiretti, tant'è che la Coldiretti ha partecipato solo alle manifestazioni a Bruxelles. Le organizzazioni contadine affiliate alla Via Campesina in qualche modo hanno partecipato, ma hanno gestito con una certa sobrietà, diciamo, la loro partecipazione alle proteste e comunque con piattaforme rivendicative molto ben distinte, diverse, diciamo, da quelle principali, diciamo. Un'altra notazione è che in generale i partiti di estrema destra, in Germania, in Francia, in Italia, hanno cercato di mettere il cappello sulle rivolte. In Francia Zemmour, in Italia Salvini, eccetera. Ecco, questo per quanto riguarda il chi. Adesso poi ci siamo inoltrati a cercare di capire beh, cosa volevano, cosa vogliono questi rivoltosi. Intanto, diciamo, abbiamo visto che hanno due controparti. Da una parte, l'Unione Europea dall'altra i governi. Cosa vogliono dall'Unione Europea? Allora, le organizzazioni maggioritarie sono quelle che hanno in qualche modo guidato le manifestazioni, soprattutto a Bruxelles, si sono concentrate contro le norme per l'agricoltura sostenibile, in particolare Farm to Fork, il Green Deal, le norme sulla biodiversità. In particolare poi si chiede anche l'abolizione della norma della riserva del 4% della superficie aziendale da non destinare alla coltivazione. Poi si protesta contro il commercio internazionale, per la protezione dalle importazioni, soprattutto Mercosur e Ucraina, e poi ovviamente per la difesa dei prezzi dei prodotti agricoli. C'è da dire che queste organizzazioni sono tutte state d'accordo all'ingresso degli NGT, cioè diciamo, le nuove genomiche tecnologie che sono il cavallo di Troia per introdurre i nuovi OGM e brevetti per privatizzare appunto sementi, varietà di piante, eccetera, eccetera. Però
Per fare, diciamo però, il quadro delle piattaforme rivendicative, bisogna dire che le organizzazioni della Via Campesina ovviamente non hanno condiviso l'attacco alle politiche ambientali, però anch'esse pongono l'accento sulla concorrenza sleale prodotta dagli accordi di libero scambio, in particolare quelli con Mercosur, quello con Mercosur. Sulla regolamentazione dei mercati, in particolare sulla filiera alimentare, ma soprattutto, ecco, questo li distingue, una equa distribuzione degli aiuti della PAC, perché sappiamo che gli aiuti della PAC sono tutt'altro che equi. E poi anche di fermare chiaramente la deregolamentazione in atto degli OGM. Per quanto riguarda invece le rivendicazioni nei confronti dei governi, le rivendicazioni principali sono intanto l'abolizione di alcune norme restrittive della PAC, perché a livello nazionale, voglio dire, si applica attraverso i piani strategici nazionali la politica agricola comune. E spesso questa applicazione a norme restrittive che non piacciono agli agricoltori. E poi c'è la richiesta questo è un po' in tutti i paesi, in Germania, in Italia, la detassazione dei redditi agricoli, la detassazione dei veicoli agricoli, i sussidi per il gasolio a uso agricolo, eccetera. Come hanno risposto i governi? In definitiva, pochissime le concessioni sulle misure nazionali, la Giorgia Meloni ha solo, come dire, fatto elaborare dal governo un progetto di legge sulla detassazione, ma niente di definitivo, niente di importante. Mentre invece, che cosa hanno fatto i governi? I governi hanno semplicemente passato la palla alla Commissione, all'Unione Europea, dicendo: cari agricoltori, voi avete ragione, sono le politiche europee che dobbiamo cambiare. E quindi tutto questo ha in qualche modo accontentato, soddisfatto le organizzazioni professionali. Diciamo con una grande ipocrisia da entrambi le parti, no? Come se non sapessero né l'uno né l'altro che le decisioni a Bruxelles le prendono i governi, che ormai la PAC è ampiamente nazionalizzata, una parte importante delle misure è contenuta, come dicevo prima, nei piani strategici nazionali. Quello in atto è quello che va dal 2023 al 2027. E guarda caso, per esempio, in Italia, ma anche negli altri paesi, il piano nazionale è stato concordato con la Coldiretti. Tant'è che questa lo ha propagandato a destra e a manca come una conquista dei coltivatori. Quindi appunto i governi che fanno? Passano la palla alla Commissione europea, la quale doveva risolvere questa grana prima delle elezioni europee. E che cosa ha fatto la Commissione europea? Per prima cosa, ritira la sua proposta per la riduzione dell'uso dei pesticidi. Una cosa gravissima. Un tradimento del Green Deal, di cui era una proposta chiave. Guarda caso con manifestazione di esultanza di Giorgia Meloni. E poi, in secondo luogo, lancia una serie di proposte, piccole cose, no? Piccole modifiche alla PAC per rispondere ad alcune rivendicazioni, peraltro non fondamentali, delle rivolte, come quella che riguardava la messa a riposo del 4% della superficie aziendale. Voi sapete che appunto c'era questa norma nel farm to fork, eccetera, eccetera. Questo è quello che abbiamo scritto nella newsletter. Poi, se vogliamo fare un aggiornamento,
dobbiamo dire che questa proposta di riforma parziale della PAC è stata approvata dal Parlamento europeo a larghissima maggioranza il 24 aprile. Hanno votato contro i Verdi, gran parte della sinistra e un drappello di socialisti, tra cui Glucksmann. E poi ieri, appunto proprio ieri, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dell'Unione Europea. Ora, sulla portata di questo provvedimento, non so se è presente Gianfranco Lacone, ma chiederei a lui di, come dire, di approfondire questo aspetto. Vorrei solo aggiungere che nella stessa seduta del 24 aprile il Parlamento ha approvato un'altra cosa, diciamo, molto importante è criminale in qualche modo, e cioè il regolamento sui vegetali ottenuti dagli NGT, cioè il famoso cavallo di Troia delle OGM. Era stato presentato un emendamento di reiezione totale della proposta della Commissione, presentato dalla sinistra, ma ovviamente è stato bocciato. E la proposta di regolamento è stata poi approvata a larga maggioranza. Da notare che il gruppo socialista, compresi i deputati italiani, si è diviso in tre. La maggior parte ha approvato, una parte, un drappello, ha votato contro e un'altra parte si è astenuta. E anche i deputati italiani del gruppo socialista si sono distribuiti in queste tre opzioni. Questo la dice lui. Allora, questo è quello che abbiamo più o meno scritto nel numero 2 delle nostre newsletter, cioè sulle rivolte. Nel numero 3 abbiamo cercato di cavare fuori qualche considerazione e approfondimento. La prima considerazione è che le rivolte hanno portato, diciamo, nel dibattito attuale, e intanto hanno fatto ritornare, e questo è un aspetto positivo, hanno fatto ritornare all'attenzione dell'opinione pubblica le questioni dell'agricoltura che erano assolutamente ignorate, nel bene e nel male. Però hanno riportato, diciamo, questa attenzione con tutte, soprattutto il peso e le contraddizioni delle questioni economiche. Perché fino adesso si è anche parlato di agricoltura, no? In questi ultimi anni, però in rapporto soprattutto ai problemi ambientali, eccetera. Questo nel dibattito politico, questo c'è stato. Però questa è la prima volta che scoppia la questione, diciamo, economica. E scoppia in maniera molto contraddittoria e grave, perché si è aperta una dinamica politica in cui le questioni economiche sono poste in contrapposizione alle ragioni, possiamo dire, della salvezza del pianeta, insomma, tanto per capirci. Questo significa che c'è una incapacità della politica agricola comune di far fronte alla crisi di un modello di agricoltura che essa stessa ha contribuito a creare e di cui le contraddizioni, diciamo, adesso vengono, i nodi vengono a pettine, insomma. Una PAC che ha facilitato lo sviluppo di un'agricoltura intensiva fino alle estreme conseguenze, ponti d'oro all'agribusiness, poi privilegiando l'azienda capitalistica,
Tutti sappiamo che l'80% degli aiuti della PAC sono andati al 20% delle aziende, no? Quindi vuol dire una chiara scelta di classe, insomma. E questo però ha innescato una spirale di investimenti per aumentare la produttività, soprattutto nelle aziende capitalistiche o medie capitalistiche, nelle grandi e nelle medie. Una spirale che si è scontrata da un lato con il prepotere dell'agribusiness, a monte della produzione agricola, no? La produzione di sementi, concimi, antiparassitari, eccetera, eccetera, e a valle con la filiera alimentare. Ecco, e poi tutto questo, questi qua si sono indebitati la maggior parte per fare questi investimenti. E ecco perché poi in questo momento questi che erano i privilegiati della PAC sembrano essere i più arrabbiati. E poi dall'altra parte c'è una incapacità politica dell'Unione Europea di gestire la transizione ecologica in maniera equa. Insomma, pensiamo, ecco, a questi agricoltori, grandi, medi, ma anche piccoli, presi, nella morsa dell'agribusiness, no? A valle e a monte, assediati dalle banche. E poi, a un certo punto, con il Green Deal posti dinanzi alla prospettiva di ridurre la produzione per rispettare appunto le norme ambientali dell'Unione Europea. Ecco, diciamo che questo è il cortocircuito che oggi, al quale oggi assistiamo, di cui le rivolte sono state in qualche modo una spia molto molto importante. Però se noi vogliamo, come dire, non rimanere appunto alla constatazione, ma cercare di capire come è possibile uscire da questa situazione, da questo cortocircuito, credo che da un lato dobbiamo, come dire, ampliare e affinare il lavoro di analisi. Affrontare la questione appunto della relazione tra la produzione agricola e il sistema capitalistico globale, perché diciamo da lì non si esce. Naturalmente, con tutte le sue, diciamo, sfaccettature, che sono quelle che riguardano, come si è detto prima, per esempio, il commercio internazionale, con diciamo una serie anche di punti interrogativi che io ribalterei un po' nella discussione, per esempio la questione del commercio internazionale. È vero, c'è una situazione di concorrenza sleale dei prodotti che vengono in Europa. Ma fanno bene a chiedere diciamo, il blocco del rapporto col Mercosur, perché molti hanno accusato questa posizione di voler ripristinare un protezionismo agricolo di altri tempi. Ma protezionismo è una bestemmia in agricoltura? Insomma, è una questione aperta. Non dimentichiamoci, per esempio, che non in agricoltura, ma nell'insieme dell'economia, soprattutto dell'industria, le quattro tigri negli anni 70, 80, le quattro tigri dell'estremo oriente hanno, come dire, fatto
precedere il loro balzo nel mercato internazionale, nelle esportazioni, da un periodo di protezionismo selettivo. Quindi è una questione aperta. Anzi, spero che qualcuno, anche qui questa sera, riprenda questa questione. Così come l'altro aspetto è quello del rapporto tra agricoltura e alimentazione. Qui credo che nessuno meno di Piero Bevilacqua ci può dare una mano in questo senso. Ovviamente, diciamo, ci sono anche le cose nuove che nel rapporto tra l'agricoltura e il sistema capitalistico globale si pongono. Ed è per esempio la dimensione del digitale. C'è tutta una spinta alla digitalizzazione dell'agricoltura che per esempio molti esponenti della via campesina mettono in discussione. Non so se ci ha raggiunto Antonio Onorati, ma lui è uno che ha affrontato questa questione. Sarebbe bene che potesse intervenire. Ebbene, per concludere, tutto questo ci riporta un po' anche al punto di partenza, chi lavora in agricoltura. Voglio dire, nell'interesse di chi diciamo, si deve cambiare, si devono cambiare le politiche. Ma soprattutto anche le questioni. Diciamo, una volta che si sia riaffrontato, e questo appunto, come si diceva prima, potrebbe essere questo dell'analisi, diciamo, di classe, riprendere il discorso dell'analisi di classe in agricoltura potrebbe essere una cosa che Enrico Pugliese potrebbe in qualche modo rinfrescarci la memoria. Detto questo, alla fine noi come dire, ah, ecco, dimenticavo, c'è la questione delle alleanze. La questione agraria è nata come questione di alleanze tra la classe operaia e i contadini. Oggi c'è un problema di alleanze? Secondo me sì, ma non è più tra classe operaia e contadini. È un'alleanza che, voglio dire, deve dilatarsi nello spazio, cioè deve prendere nuovi soggetti al di fuori dell'Europa. E che deve avere come punto di riferimento, come dire, la salvezza del pianeta. Questa è la nuova, è la, secondo me, la nuova alleanza. In tutto questo, ultima questione, la questione del reddito. Ovviamente, c'è un problema, di reddito. Soprattutto dei contadini, delle imprese, delle aziende contadine più piccole, eccetera. C'è un libro che è uscito non molto tempo fa di Fabiano Crucianelli, che non so se riuscirà o se è riuscito a collegarsi con noi. Ma che diciamo io consiglio, di cui consiglio la lettura, è che si chiama Reddito di contadinanza. Allora, l'agricoltura contadina, al di là diciamo della sua finalità agroecologiche, eccetera, eccetera, c'è
un problema di, come dire, essere in qualche modo i presidi di una presenza in zone di spopolamento, nelle zone interne. C'è, diciamo, una funzione sociale, ecco. E allora tutto questo non può essere lasciato al mercato, ai prezzi. Perché ovviamente la politica dei prezzi, come abbiamo visto in tutti in questi 60 anni, è una politica che privilegia le grandi aziende. Insomma, prezzo uguale per chi con quel prezzo riesce, sì e no. Ricordo una volta in un seminario, tanti anni fa, Enrico Pugliese e Giovannino Mottura facevano questo esempio. Il prezzo agricolo uguale serve al contadino per comprare le scarpe al figlio e invece, ovviamente, siccome si moltiplica per il numero degli ettari, per la dimensione dell'azienda, eccetera, eccetera, serve all'agricoltore capitalista per ben altro, per il profitto. Quindi questa questione anche dei prezzi e dei redditi e dell'aiuto, diciamo, del sussidio diretto ai contadini. Questa è l'altra questione grossa, che secondo me bisogna cominciare, a riprendere. Per finire, veramente, in questo caso io, mi sono levato lo sfizio di riportare alla fine del numero 3 della newsletter alcuni brani, diciamo, alcuni frammenti di grandi, se volete, della storia della questione agraria, da Carlo Marx, che cominciò con la questione della rendita, e forse oggi bisognerebbe ricominciare anche da lì, a ripartire dalla rendita, no? Fino a poi la ripresa, diciamo, in Italia della questione agraria, la sta naturalmente passando per Gramsci, per Greco, eccetera, eccetera. E con la battuta d'arresto del contadinismo del PC, fino appunto alla ripresa della questione agraria dovuta proprio agli studi, al rilancio, diciamo, dell'inchiesta sociale nelle campagne, ad opera appunto di Enrico e del compianto Giovannino Mottura. E poi troverete alla fine anche un documento della sinistra del 1972, della sinistra ACLI, che parlava proprio della proletarizzazione dei contadini. Io mi fermo qui. Grazie Andrea. Adesso darei la parola a Enrico Pugliese. Appunto, se ci fai, come ha accennato Andrea, sul tema, diciamo, un po' della composizione sociale di queste rivolte, o comunque, diciamo, dei soggetti che sono impegnati in agricoltura. Ecco, io ti chiederei di fare un ragionamento su una di analisi di classe, magari, ecco, rispetto a questa agricoltura italiana ed europea, e poi più in generale rispetto all'agricoltura, perché poi non c'è soltanto l'Europa, ma buona parte dell'agricoltura, noi sappiamo, oggi è al di fuori dell'Europa. Prego, Enrico. Grazie tante. Io non sono più da molti anni un esperto di cose agrarie e della questione agraria. Ho osservato dei fenomeni che esistono al mondo, dei movimenti importanti,
Attualmente la questione agraria si è spostata sia dal punto di vista dei suoi contenuti, secondo me, sia dal punto di vista di dov'è che è una tematica di grande rilievo. In realtà la questione agraria, come dimostrano gli studi di coloro i quali hanno seguito le vicende, per esempio, dei Senterra e dei movimenti che in paesi che non sono semplicemente il Brasile hanno cominciato a porsi il problema dell'allargamento dei diritti dei contadini, è qualcosa di profondamente diverso da quello che noi abbiamo in Occidente ora. Cos'è che abbiamo? Domina tuttora, e su questo io sarei d'accordo finanche con la Butad di Fabiano Crucianelli, del reddito, come l'ha chiamato, Di di contadinanza. contadinizzazione, Contadinanza. di In contadinanza. realtà sarebbe una cosa giusta ed utile, e qualcosa del genere bisognerebbe pure inventarla, perché effettivamente è nell'interesse assolutamente collettivo che lo spopolamento cessi per le devastazioni ambientali che lo spopolamento tende a riprodurre. Ma andiamo ai tempi nostri. Io sono, ripeto, non ho niente da dire. Io studio l'immigrazione in questo momento ormai da anni e il mercato del lavoro. Mi sono trovato invitato da Andrea e non ho saputo dire di no sulla base del fatto che aveva letto il mio articolo sul manifesto, nel quale denunciavo la usuale perenne menzogna che ha caratterizzato la politica agraria europea e che ha caratterizzato in maniera indecente la politica agraria italiana, che è quella basata sullo slogan fondante dell'organizzazione dei coltivatori diretti, la bonomiama, secondo la quale il salario, il prezzo è il salario del contadino. In questo modo, anziché fare l'interesse del contadino menzionato nello slogan, si fanno assolutamente gli interessi della figura che nella struttura sociale dell'agricoltura è opposta a lui in maniera assolutamente lineare, cioè la grande azienda capitalistica. Non so se Andrea, nel rapportino finale che ha scritto, oltre i grandi che ha citato, e qualche piccolo, tra l'altro, scusami, diciamo, e in realtà ha citato anche Cauzi e la Certo. posizione che c'è tra il Gross Bavern con il grande contadino e il piccolo contadino, ma perché in Germania la terminologia è meno articolata da questo punto di vista che in Italia. Insomma, tra il grande e piccolo. Cosa succede? Non succede semplicemente il fatto che se il sostegno al piccolo contadino che ha un ettaro è di 100 euro, il sostegno al grande contadino, al grande produttore capitalistico che ha 100 e non è 100 volte superiore, bensì molto di più, perché e non tutto va in profitto non reinvestito. Il grande non prende solo di più perché è grande, ma perché ha la possibilità di utilizzare meglio dal punto di vista capitalistico il sostegno che dal prezzo prende. C'è quel fenomeno ovvio per cui mano a mano che si finanzia ulteriormente la grande azienda, non facendo parti uguali fra disuguali, la grande azienda di quel sostegno pubblico del quale gode
Se vista da un punto di vista capitalistico, significa nuovi investimenti. Nuovi investimenti significa produzione sempre maggiore. Produzione sempre maggiore significa sovrapproduzione. Per mantenere alto artificialmente il prezzo, bisogna quindi continuare col sostegno del prezzo. E quindi sappiamo le quote latte e quant'altro. Sappiamo proprio come questa, diciamo, alleanza spuria tra grande e piccolo si è fondata anche grazie all'impegno portato in questo senso dalla organizzazione dei coltivatori diretti e non solo, perché questo punto di vista non è stato estraneo neanche a parti larghe del contadinismo di sinistra. Quello che sta succedendo ora è che non se ne può più, perché man mano che l'azienda capitalistica prende soldi, investe. Man mano che investe aumenta il suo livello di produttività e di produzione globale, contribuendo in maniera non paritaria o analoga, ma in maniera molto superiore al calo dei prezzi che la sovrapproduzione determina. Quindi, finché si usa politiche agrarie basate sul sostegno di prezzi, e questo è quello che è successo da quando è cominciato il MEC agricolo ed è quello che sta succedendo ora. Una svolta avrebbe potuto essere rappresentata dal Green Deal, però, diciamo, come dire, chi l'ha preso sul serio ha fatto bene. Chi invece si è insospettito ha fatto altrettanto bene. Quello che è successo è che per i grandi produttori rischia di finire la pacchia, perché se si smette col sostegno dei prezzi, in realtà il crollo dei prezzi determina per loro la fine della situazione comoda nella quale prima si trovavano. Ovviamente è per questo che si riduce l'occupazione agricola, perché diciamo, all'interno questo il sostegno dei prezzi sulla base dello slogan che del convincimento che il prezzo è il salario del contadino, cioè che bisogna andare avanti col sostegno dei prezzi, è avvenuto insieme a una serie di altri elementi che hanno determinato un incremento della produttività del sistema agricolo, e questo aumento della produttività del sistema agricolo è sempre più concentrato nella grande azienda e soprattutto sempre più concentrato nella grande azienda e soprattutto è concentrato, si realizza attraverso un sentiero tecnologico imboccato subito dalla PAC, che è quello basato su alcuni elementi di fondo che caratterizzano lo sviluppo capitalistico dell'agricoltura, che sono la chimica nelle sue duplici versioni di fertilizzante che inquina e di pesticida che inquina. E quindi praticamente col crescere della sovrapproduzione è cresciuta anche la capacità di avvelenamento da parte dell'agricoltura. Altri due elementi che sono significativi dal punto di vista di classe sono naturalmente, questo spiega il trattore, sono la meccanizzazione spinta nelle sue due versioni, quella, diciamo, come dire, democratico, progressista, cioè la tecnologia appropriata, come si diceva mezzo secolo addietro, la motozappa che è fruibile dal contadino, che insieme al sussidio di welfare riesce a continuare a produrre grazie a queste soluzioni precarie. Però il risultato generale è che la questione agraria come
rapporto tra movimento operaio organizzato e movimento contadino non c'è più, anche perché tra l'altro il movimento operaio organizzato se la vede piuttosto male. La morale di questa favola è che quella gente che stava lì patentemente esprimeva una contraddizione in termini, perché erano gruppi nemici fra di loro. D'altra parte, gruppi nella sostanza minoritaria. In realtà, diciamo, i governi hanno comunque, come diceva Andrea, sempre sostenuto questo modello capitalistico inquinante e produttivo, producente ingiustizia. Però in realtà, come dire, a un certo punto non hanno potuto più andare avanti in questa direzione, finisce la pacchia. C'era da aver paura dei trattori? Questa è la domanda che io mi pongo. No, non c'era da aver trattori, perché si sarebbe capito subito, non erano i camionisti del Cile, che erano un gruppo sociale numeroso, diciamo. Questi, dopo un po', i signori si sono stancati. E una domanda che, diciamo, va posta a chi produce le linee di politica agraria è: perché vi siete fatto tanto condizionare da questi? Qual è il contributo elettorale che i grossi produttori agricoli che presenti lì, non solo col trattore, quelli col trattore dopo un po' si sono scocciati, ma con le loro Mercedes. In realtà, quanta base elettorale essi hanno? Insomma, che la rivolta non era destinata a finire male, ma che era destinata tutto sommato a sgonfiarsi, per fortuna naturalmente. Mi era parso fin troppo ovvio. I trattori avevano un significato profondamente simbolico, ma quanti voti porta alla Meloni la Confagricoltura? Che percentuale dell'elettorato questi, diciamo, signori che sono venuti con le loro super macchine agricole anche, ma anche con le loro Mercedes? Che base elettorale rappresentano per chi? Quindi, da un certo punto di vista, come dire, credo che si possano abbandonare alla loro sorte, perché alla fine ci saranno probabilmente i trattori, ma non ci saranno invece ci saranno i forconi, che sono espressione della lotta disperata, e non ci saranno invece le Mercedes e le grandi macchine single purpose o multipurpose, saranno comunque, diciamo, perso l'impatto simbolico, non hanno più tanta rilevanza. Quindi, in realtà, secondo me, che la pacchia sia finita, glielo si poteva dire in qualche modo in maniera chiara. Non è più un momento protezionismo non protezionismo. E beh, insomma, come dire, Marx non era protezionista, se per quello. Noi in Italia abbiamo avuto momenti molto negativi col protezionismo, quindi, diciamo, non. Il nodo della politica agraria era quello che legava gli industriali del nord, che potevano, diciamo, prepararsi come le tigri asiatiche che citava Andrea, per un balzo in un nuovo ruolo del paese, ci sono pure riusciti, e contemporaneamente la proprietà
la classe rappresentata dai proprietari assenteisti del Mezzogiorno. Quindi, che bisogna fare in Italia? Io personalmente non ho alcuna idea. Secondo me, in tutto questo è chiaro che fare il set aside, cioè il 4% della terra che si deve riposare, se si prendono se si prende l'ambiente più ricco, al più alto livello di produttività del terreno, non più del 4 basterebbe pure il 2%, ma che senso ha? Secondo me nessuno. Diciamo, allora bisogna vedere se effettivamente è possibile fare con sostegno pubblico una politica di mantenimento dell'ambiente come elemento prioritario e d'altra parte, come dire, dare la possibilità a chi lavora ancora nell'agricoltura di sopravvivere. Non credo che in questo il sostegno dei prezzi sia una soluzione. Vedrei invece più credibile una politica fondata sull'ambiente dove si possono realizzare altre alleanze di classe, perché il modello kautsiano, ma soprattutto il modello gramsciano di alleanza tra classi sociali diverse, va tenuto conto come modello, ma non ha più significato con le stesse categorie sociali, perché queste categorie sociali, da un certo punto di vista, non ci sono più. Andrea ha introdotto la questione del controterzismo. Ho notato che nella sua introduzione non c'è stata la solita lamentela dell'intermediazione che si mangia tutto e che i poveri contadini o i poveri agricoltori o l'agricoltura come settore pagano il costo di un rapporto ingiusto tra produzione e distribuzione. Nella distribuzione c'è anche gente che lavora. Anche lì c'è un problema di classe interno a quel settore. Sono delle strutture produttive dove ci sono soggetti che non appartengono alla stessa classe sociale. Il problema è che cos'è la filiera agricola, dove si colloca chi, dove ci sono gli sfruttatori e dove ci sono gli sfruttati. Io, se dovessi parlare di un'alleanza, mi pare che sarebbe giusto, ad esempio, quella tra, passando a chi lavora la terra come lavoratore dipendente, spesso precario, non raramente straniero, e comunità che vedono dalla presenza di un'agricoltura, diciamo, in cui si rispettano valori umani oltre che rispetto dell'ambiente. Non è un sogno inverabile, ma è un rapporto, diciamo, realizzabile tra comunità, cittadini, diciamo, con una cultura ambientalistica e lavoratori sfruttati. Al momento, e la finisco, al momento della rivolta di Rosarno, dei compagni di un'organizzazione locale avevano proposto come modello organizzativo alternativo per i contadini locali il rispetto di due norme, due tipi di norme. Una norma di carattere ecologico sulla riduzione dei veleni e una norma di carattere sociale, il rispetto dei minimi contrattuali. Bene, la maggior parte dei contadini che avevano aderito a questo gruppo, che poi non so che fine abbia più fatto perché non mi occupo più di queste cose, aveva accettato con grandi riserve quello dell'elemento di rispetto ambientale,
ma però aveva accettato ben volentieri, per avere i vantaggi della appartenenza a questa, di godere dei frutti di questo intervento, che era quello di organizzare la vendita dei prodotti nei mercati locali, erano stati disposti a sottoscrivere diciamo, l'altro vincolo, che era il vincolo dei rispetti sindacale. Insomma, cose di questo genere, un rapporto politico tra comunità locale e lavoratori agricoli, soprattutto lavoratori agricoli dipendenti, basato sulla solidarietà, può essere moderatamente qualcosa che si possa muovere in una direzione progressista. La rivoluzione è tutta un'altra cosa, perché ormai ci abbiamo rinunciato tutti. Io suppongo di essere stato confuso. E quindi vi ringrazio tutti per la vostra pazienza e mi ha fatto piacere rivedervi. Grazie Enrico. Io darei adesso la parola a Piero Bevilacqua, cercando di invitandolo a ragionare un po' sul fatto che queste rivolte da un lato hanno lasciato sul tappeto un po' tutti i problemi, visto anche quello che ci diceva Andrea rispetto al fatto che i governanti, sia a livello nazionale che a livello europeo, hanno fatto macchina indietro rispetto per dire, a tutto quello che 5 anni fa costituiva il programma di questa legislatura. E quindi rimane sul tappeto, nella sostanza, quindi tutte le parti ambientali, tutte quelle legate alla transizione, alla difesa della biodiversità, dell'agrobiodiversità, sono di fatto, al momento c'è stato un arretramento rispetto a quello che ci era stato raccontato 5 anni fa con i programmi, con Farm to Fork, con Green Deal, eccetera. E rimane sul tappeto questo modello insostenibile di agricoltura, modello poi sostanzialmente di agricoltura industriale, dove certo ci sono anche le aree, diciamo, dove ci sono le piccole proprietà, penso ovviamente alle aree interne italiane, però ecco, l'agricoltura, in buona misura si basa sia in Europa che nel resto del mondo su un modello di agricoltura industriale che è assolutamente insostenibile da un punto di vista ambientale, economico, l'abbiamo visto rispetto al fatto che chi produce poi sta in mezzo tra sostanzialmente gli oligopoli della chimica e sementieri che hanno i copyright, diciamo, i prezzi, al controllo dei prezzi, e dall'altro poi delle strutture oligopolistiche commerciali, penso alle grandi catene di distribuzione che impongono i prezzi, no? Le aste al ribasso, eccetera, eccetera. E poi l'altro aspetto che vorrei che tu facessi un po' di riferimento, ecco, però credo che esista anche un altro modello di agricoltura che in realtà anche in Italia ha fatto qualche passo avanti, soprattutto negli ultimi anni ci sono nuove generazioni che molto spesso preparate, laureate, eccetera, che cercano di sperimentare dei modelli un po' diversi, ecco, rispetto a questo modello industriale, ecco, e anche cercare di fare dei ragionamenti rispetto al rapporto che diceva anche Enrico prima, nel rapporto con chi consuma, quindi con i cittadini. Ecco, l'ha fatto un po' lunga, però ecco, per darti un po' un'idea rispetto alle cose Grazie su cui ti chiederei di parlare. Alessandro, io ringrazio Andrea Amato soprattutto che ha fatto una, diciamo, una rassegna abbastanza puntuale e completa del carattere ibrido, composito e contraddittorio del movimento dei trattori e ha, diciamo, fornito a grandi linee una rassegna dei problemi più importanti che stanno oggi sul tappeto.
Io vorrei ricordare, diciamo, a proposito, partire proprio dalla considerazione conclusiva che Andrea ha tratto dalla sua rassegna, e cioè la manifesta incapacità dell'Unione Europea di gestire la transizione ecologica, no? Vedete, io mi devo soffermare un momento sulla insostenibilità ambientale dell'agricoltura, perché come spesso si ricorda, giustamente si mette in più forte rilievo il contributo che l'agricoltura insieme all'allevamento intensivo danno al riscaldamento climatico per diciamo una percentuale che viene valutata tra il 30 e il 40% rispetto a tutti gli altri gas clima alteranti prodotti dalle attività produttive. Ma ci sono fenomeni anche più complessi di alterazione degli habitat. Intanto ricordo che gli allevamenti intensivi occupano circa oggi che sono arrivate. Esiste una vecchia diciamo, inchiesta della FAO di alcuni anni fa, che però fotografa la situazione al 2012, quando c'erano circa 23 miliardi di animali di allevamento sul pianeta. Oggi pare che siano intorno ai 70-80 miliardi. Pensate quanto è ridicolo il ragionamento di chi dice che dobbiamo sfamare 8 miliardi di esseri umani quando noi ci possiamo permettere il lusso di sfamare 70-80 miliardi tra maiali, buoi, naturalmente, galline, eccetera, eccetera. Ecco. Allora, solo la presenza, diciamo, nei ranch e nelle stalle di questi animali si occupa circa il 33% delle terre emerse del pianeta. E naturalmente per alimentare questi animali si occupa un altro 30% per la produzione di soia, di mais, di orzo, eccetera, vale a dire di alimenti, di mangimi destinati a questi animali. E gli animali sono la maggiore fonte di inquinamento delle acque, no? Delle acque di tutto il globo terrestre. Naturalmente, siccome Andrea mi invitava a tenere conto l'aspetto alimentare di questa insostenibilità, ricordo che questi animali sono intensivamente medicalizzati per farli vivere in quelli che io definisco gli ospedali della carne, cioè questi animali sopravvivono grazie agli antibiotici e a una medicalizzazione costante. Con quale, diciamo, effetto sulla salute umana è facile immaginare, no? Cioè, la crescita pandemica, potrei definirla così, dell'obesità a tutti i livelli. Perfino in India ci sono più obesi che affamati, quanto dire. Ma c'è un aspetto della insostenibilità ambientale dell'agricoltura industriale che è quasi completamente ignorato nel dibattito corrente. Vale a dire il fatto che dopo decenni di concimazione chimica e negli ultimi decenni anche di uso sistematico di diserbanti sintetici, di utilizzo di pesticidi, il suolo agricolo è morto. In queste zone la terra fertile è scomparsa. E a livello mondiale si perdono ogni anno tra i 10 e i 12 milioni di terre fertili per effetto di questa pratica industriale, che è inutile entrare in dettagli tecnici: non ci sono più le rotazioni, non c'è più nessuna cura della fertilità, il suolo è utilizzato come diciamo, una risorsa da rapinare finché rende e così via.
Allora, ecco, c'è un altro aspetto, veniamo di nuovo alla dimensione alimentare. Vedete, l'agricoltura è l'unico settore del mondo industriale capitalistico che produce prodotti sempre più scadenti. Magari sotto il profilo pomologico sono più attraenti, no? Per colore, calibro, diciamo perfezione formale e così via, ma sono sempre più scadenti perché? Per un fenomeno molto, molto preciso. Voglio dire, questo non si può dire degli altri prodotti industriali. No, l'industria automobilistica produce automobili sempre più eleganti, sempre più funzionali, sempre più sicure, e così diciamo per la produzione di beni elettronici. E invece l'agricoltura produce prodotti sempre più scadenti. Perché? Perché dopo decenni di concimazione chimica e di diserbanti, la terra, il terreno, perde le proprie qualità mineralogiche originarie, no? Dovute alla decomposizione della roccia madre, e le piante si nutrono delle sostanze chimiche. Questo dà la caratteristica uniformità dei nostri frutti comprati al supermercato, no? Che hanno tutti lo stesso sapore. Ci sono bellissime pagine di alcuni agronomi francesi dedicati alla perdita di gusto dei grandi vini francesi, dei grandi cru, no? Che avevano il sapore del loro terroir e adesso l'hanno perduto perché il terroir sono scomparsi i minerali originari di quei suoli e i vini vengono truccati dagli enologi per renderli in qualche modo sapidi e diversificati. Allora, naturalmente dopo questi paradossi indicati qui per cenni molto, molto rapidi, noi siamo ad un paradosso finale, cioè al fatto che ogni anno, come forse sapete, intorno a 1 miliardo e 300 milioni di tonnellate di cibo vengono buttate nella spazzatura, si perdono, no? Ed è l'equivalente del cibo che potrebbe sfamare circa 4 miliardi di persone, mentre abbiamo ancora vaste aree di sottonutrizione, di fame autentica, è vera, questo sistema si permette un esubero e una perdita di tale dimensione di cibo destinata all'alimentazione umana. Allora, per uscire, diciamo, dal quadro molto generale a cui ho fatto cenno, io indicherei un aspetto che riguarda l'Italia e che ci porta anche a qualche considerazione propositiva, diciamo, di lotta politica, di iniziativa. Vedete, l'agricoltura industriale e naturalmente la politica agricola comune ha portato ad una progressiva desertificazione dell'agricoltura di montagna e di collina, cioè vale a dire alla desertificazione di quello che costituisce l'80% del territorio nazionale, come sapete, costituito appunto per questa percentuale da montagne e da colline. Secondo statistiche aggiornate, tra il 70 e il 2013 Arrivederci. è scomparso il 46% delle aziende agricole, quasi tutte collocate in queste aree, pari a circa 4 milioni di ettari, 4 milioni di ettari. E naturalmente questo vasto fenomeno che riguarda anche altre aree
delle zone interne dell'Europa mediterranea, ha portato al fenomeno che noi conosciamo della desertificazione sociale di borghi e paesi che vivevano sulla base di queste economie contadine. Ecco, io a questo proposito mi ha fatto piacere sapere che Crucianelli ha parlato di reddito di cittadinanza. Io in un mio libro recente pubblicato da Slow Food, Un'agricoltura per il futuro della terra, ma anche altrove, diciamo, ho proposto un reddito di presidio ambientale, perché c'è cioè da dare a tutti coloro i quali a vario titolo operano in aree disagiate della montagna, della pianura del nostro paese e dell'Europa intera, naturalmente, perché dovrebbe essere una misura europea, perché il contadino che sta sulle terre di altura non solo produce pur sempre degli alimenti e alleva degli animali, ma diciamo controlla e inalvea le acque, pulisce il bosco e la macchia, interviene prontamente all'inizio degli incendi. Guardate, i boschi, contrariamente a quanto si pensa, se vengono abbandonati, perché i boschi sono delle costruzioni artificiali, muoiono. I boschi muoiono. Io ho visto nella mia Calabria boschi letteralmente invasi dalla Vitalba, per esempio in Sila, sul Monte Reventino. La Vitalba è un rampicante che avvolge le piante, anche grandi piante di alto fusto, e le soffoca, anche perché ha una estensione dell'apparato radicale che è spesso pari a quella alla parte aerea. E io ho intervistato dei contadini per chiedere, ma so che la Vitalba esisteva anche in età romana, infatti ne parla Columella, e loro mi hanno risposto: beh, una volta nei boschi c'erano gli animali, la Vitalba la ripulivano loro. E nell'Aspromonte io ho visto interi boschi distrutti dalla processionaria, dai nidi della processionaria. Quindi un patrimonio immenso che andrebbe protetto, andrebbe curato dalla presenza umana, perché questi sono luoghi desertificati. E quindi i contadini e tutti gli operatori che vivono in queste aree proteggono appunto il suolo dall'erosione, hanno la cura e la gestione di quella parte dove si determinano poi i grandi fenomeni alluvionali che incidono nel piano dove si insedia la polpa. Ecco, ricordo questa immagine che suonerà alle orecchie di Enrico Pugliese, molto familiare, che era un'espressione del suo maestro Malio Rossi Doria. C'è un addensamento abnorme delle economie, delle attività produttive, dei servizi, delle strutture viarie e ferroviarie lungo le coste, cioè nelle zone pianeggianti della penisola, che rimangono scoperte se non ci sono, diciamo, insediamenti umani e filtri sulle alture. E quindi un reddito, per noi un reddito di presidio ambientale sarebbe davvero diciamo una rivendicazione che darebbe alla, perché questo è importante, mi collego all'ultima parte della considerazione che io vorrei fare. Questo darebbe alla lotta agricola, alla lotta dei contadini, alla lotta di chi produce, diciamo, i beni alimentari,
una caratteristica meno settoriale, meno ristretta e più universale. Cioè, i contadini sono, diciamo, i gestori dell'habitat naturale e artificiale entro cui noi ormai viviamo. E quindi bisogna dare a queste figure, diciamo, come dire, un reddito che prescinda dal mercato, no? Che prescinda dall'attività puramente economica, perché costoro svolgono un'attività, diciamo, ecologica, di primissimo ordine. E allora, qui si collega anche il discorso, sulle alleanze, eccetera, di cui si occupava prima Enrico Pugliese. Cioè, noi non è che possiamo immaginare un'alleanza tra operai e contadini, magari si potesse fare questo. Invece, secondo me, noi dobbiamo puntare sul coinvolgimento dei cittadini, che devono essere interessati ad avere dagli agricoltori cibo sano, cibo fresco. Cibo anche, diciamo, a buon mercato naturalmente, ma che dia la possibilità di un reddito dignitoso a chi lo produce. Allora, voi sapete che è nato un grande movimento culturale che va soprattutto sotto il nome generale di agroecologia, no? Cioè di un'agricoltura innovativa, che produce meno carbonio, che libera nell'atmosfera meno carbonio, che consuma molto meno energia, perché voi sapete che il bilancio energetico dell'agricoltura industriale è totalmente passivo, che naturalmente può fornire diciamo, la riproduzione della fertilità della terra attraverso sia il piccolo allevamento interno all'azienda agricola, sia attraverso, diciamo, il composto che si produce nell'azienda. Per cui all'interno di queste aziende biologiche e soprattutto biodinamiche, perché le aziende biodinamiche sono più severe e meno, diciamo, e meno tentate, direi anche meno corrotte a volte di quelle che definiamo biologiche. E cosicché l'agricoltura è un'attività produttiva che davvero può indicare, come dire, la possibilità di un equilibrio tra attività produttiva e tra produzione di beni e rispetto dell'ambiente, anzi, suo mantenimento in uno stato di equilibrio continuamente migliorato. Allora, quindi questi fenomeni, no, che sono, se volete, marginali, ma sono diffusi. Comunque, all'interno delle forze politiche della sinistra, queste tematiche sono assolutamente assenti. Io, se posso riferire, diciamo, un'esperienza personale recente, sono stato nel coordinamento nazionale di Unione Popolare, un tentativo andato a male, l'ennesimo, e mai sono stati affrontati temi di questo genere, perché quasi nessuno ha, non dico competenza, ma interesse a questi temi. Eppure si tratta di temi vitali per i cittadini, che man mano che progredisce questa agricoltura industriale, sempre più inquinante e devastatrice, e diciamo, si troveranno costretti, no, a cercare strade alternative. Allora, il grande un grande problema da
che dal punto di vista politico noi ci dovremmo porre è quello di aiutare i piccoli produttori, rivendicando una politica specifica, a, diciamo, a raggiungere i consumatori soltanto, soprattutto l'intermediazione commerciale, perché vedete, l'intermediazione commerciale è la più grande strozzatura che avviene dell'economia agricola contadina e dei piccoli agricoltori. Perché, come sostiene Van der Ploeg, l'agronomo olandese che ha pubblicato il testo pubblicato da Donzelli, I Nuovi Contadini, molti agricoltori nuovi abbandonano, diciamo, la dipendenza dai grandi centri dell'agrobusiness per ciò che riguarda l'acquisto di macchinari agricoli, di sementi e soprattutto di concimi chimici, di diserbanti, cioè abbandonano soprattutto i costi dell'agricoltura industriale e però diciamo hanno bisogno. Una volta che si sono liberati da questa dipendenza, perché si può produrre ricorrendo ad altre forme di concimazione, ad altre forme di controllo dei parassiti, eccetera, si trovano di fronte alla necessità di vendere direttamente, eccetera. E qui naturalmente le grandi aziende di distribuzione sono il vero nodo scorsoio stretto al collo degli agricoltori, responsabili della chiusura di migliaia e migliaia di aziende. E noi dobbiamo creare forme cooperative di raccolta dei prodotti dei contadini e di vendita diretta. Insomma, dobbiamo puntare a forme di aiuto per avvicinare. E naturalmente c'è da fare. Il discorso che fa Slow Food da anni, se mi consentite, cioè quello di rendere i consumatori dei coproduttori, cioè diciamo, delle persone consapevoli che con i loro acquisti informati naturalmente premiano chi coltiva rispettando l'ambiente. Cioè, secondo me la sinistra si deve impadronire di queste tematiche da cui è lontana e che naturalmente sono un fenomeno culturale che, come dire, attraversa tutte le classi, no? E in questo modo la sinistra raggiunge anche settori e ceti che sono tradizionalmente lontani dal suo raggio di influenza. E infine, ecco. Andrea poneva un problema, no? Cioè, come non è che lo voglio risolvere io naturalmente, però siccome lui lo condensava giustamente, mi riferisco alla questione del commercio internazionale, no? Di come comportarsi nei confronti dei paesi del sud del mondo per ciò che riguarda i rapporti commerciali, chiudersi o aperto. Allora, secondo me, noi siamo ancora all'interno di due categorie antitetiche che dovremmo superare, cioè libero mercato o protezionismo. E questo non funziona più. Cioè, noi dobbiamo immaginare forme di raccordo, forme di accordi tra i paesi in cui, diciamo, il commercio avviene sulla base di precise, no, norme stabilite di volta in volta. Cioè bisogna puntare a una creatività giuridica che metta insieme gli interessi diversi, le caratteristiche diverse dei paesi e così via. Del resto, noi sappiamo che avremo bisogno di un governo mondiale dell'economia, che è un'utopia lontanissima, specie in questa fase storica. E tuttavia, come qualche diciamo, visionario molto realista, peraltro, come Luigi Ferrajoli, ha immaginato
una costituzione della Terra come una necessità. Cioè è necessario pensare a livello mondiale a accordi sempre più ravvicinati tra i diversi paesi, altrimenti il pianeta va a picco. Noi ci troveremo di fronte nei prossimi anni a problemi drammatici. Ogni tanto ognuno di noi incontra notizie allarmanti su questo o quel fenomeno che ha avuto di distruzione ambientale, diciamo, o di riscaldamento climatico, che indicano un'accelerazione dei tempi di svolgimento di questi fenomeni molto accelerata rispetto alle previsioni, che crea allarme. Noi quindi, di fronte a questo, siamo culturalmente molto arretrati. Il pensiero giuridico, il pensiero politico ha pensato poco a questi aspetti, è rimasto chiuso dentro vecchie categorie, appunto come protezionismo, libero mercato, e evidentemente ci vuole dell'altro. Spero di esservi stato utile. Grazie. Grazie Piero. Io adesso darei la parola a Gianfranco Laccone. Abbiamo saputo che Dario Dongo ha fuso il motore, quindi probabilmente non l'avremo. Quindi io ti chiederei, Gianfranco, ecco, visto che tu sei un insider, nel senso che hai questa lunga esperienza al Ministero delle Politiche Agricole, e ecco, di Scusa, provare a farci un po' un quadro no, rispetto a nulla, questa direi che ho storia della. preparato oggi la mattina anche per lui, no? Perché ho fatto la pasta, quindi Già, sono indietro. Vabbè, lo devo sentire. Maurizio, di provare a farci un po' un quadro rispetto a questa questione della politica agricola comune, anche perché sappiamo che è la voce di spesa più grande dell'Unione Europea. 387 miliardi, credo che insomma è una bella cifra, di cui però, come diceva anche Andrea, l'80% va al 20%, ecco, quindi crea poi diciamo buona parte dell'agricoltura che noi oggi abbiamo in Europa e in Italia è frutto anche di queste politiche che sono di fatto date il cuore dell'Unione Europea, o prima del mercato economico, del mercato comune, e ora dell'Unione Europea, però, ecco, appunto, come ci diceva sia Enrico sia Piero, ecco, il tema della insostenibilità di questo modello di agricoltura. Quindi uno si domanda, ma fino a quando avremo una PAC costruita nel modo in cui l'abbiamo vissuta fino ad oggi? Grazie. Prego. Dunque, io per parlare della PAC non parlerei subito di aspetti economici sostanziali, perché come diceva adesso nella chat Antonio Onorasi, ma in Italia l'87% che prende il 20% degli agricoltori prende l'87%, cioè più di quello che è la media comunitaria. E questa c'è una ragione specifica, non a caso la Valle Padana è il posto più inquinato d'Europa, insomma, perché l'agricoltura industriale ha fatto proseliti in Italia e ha guadagnato molto. Partirei da togliere un elemento che c'è sempre nei discorsi, che l'economia domina la politica e il mercato. Allora, per quanto riguarda, io l'ho potuto constatare nelle politiche agricole, le considerazioni di efficienza economica sono state sempre subordinate a considerazioni di carattere politico, sostanzialmente geopolitico. Quando è nata la PAC, quando la PAC è stata riformata all'epoca McSherry con un discorso geopolitico sull'introduzione dell'agricoltura all'interno del GATT, in particolare di quella europea, e la creazione del WTO. Quindi questa è stata, e poi dopo, per come è stata riorganizzata la PAC, anche dal punto di vista degli investimenti rurali, sulla base dell'unificazione tedesca e dell'ingresso degli ex paesi del patto di Varsavia. Quindi questi aspetti geopolitici bisogna sempre tenerli in conto, perché l'agricoltura non avrebbe avuto una ragione di esistere con una politica comune se non si fossero creati i presupposti generali del dopoguerra e dell'avvio della guerra fredda, che hanno consentito, insomma, dei sette paesi che hanno fatto il MEC all'inizio,
Sì, avevano perso le colonie. Una buona parte aveva vinto la guerra, ma è come se l'avesse persa per le distruzioni che ci aveva, e dovevano inserire la Germania dentro per evitare disastri ulteriori successivi. E poi la transizione della guerra fredda spingeva verso un'unità di questi paesi. Quindi questa cosa bisogna prenderla in considerazione, perché soltanto dopo l'ipotesi di unione doganale fatta da Spaak nel 1955 si pensò di dire: vabbè, facciamo una politica agricola comune. E che cosa bisognava favorire? Bisognava favorire l'autoapprovvigionamento. Quindi l'obiettivo era di creare i presupposti per un'agricoltura industriale. Ora, io voglio dire, da questo punto di vista, io non parlo mai di agricoltura capitalistica, io parlo di agricoltura industriale per parte capitalistica, perché poi in fondo anche quella socialista è stata un'economia industriale, socialista da altri punti di vista, che ha avuto le sue batoste, ha avuto i suoi fallimenti e che quindi ha lasciato spazio libero a questo sistema industriale, globale, capitalistico, che oggi è in fase non di trasformazione, di dissoluzione. A me la trasformazione oggi di tutta questa parte, e quindi anche della politica agricola, ricorda molto quello che successe nell'epoca di transizione dell'impero romano con la creazione della società feudale. E questa cosa qui è una cosa che si riverbera all'interno della legislazione che l'Unione Europea svolge nei suoi particolari meandri, e quello agricolo. Poi, quando si dice la grossa parte del bilancio europeo, ma il bilancio europeo, francamente, è il bilancio che passa attraverso il Parlamento europeo, che è niente rispetto al bilancio degli Stati europei, ed è niente rispetto al bilancio degli Stati europei attraverso la banca centrale, dalla BCE, e le mediazioni delle multinazionali europee, Il computer. cioè la politica del meccanismo finanziario con cui Perché solo da viene telefonia. finanziata l'economia in Europa, passa in minima parte attraverso il Parlamento ed il suo europeo ed il suo bilancio. E questa minima parte è una grossa parte legata all'agricoltura, che viene considerata il settore più refrattario, a giusta ragione, alla sua rettificazione secondo il modello industriale di tipo prima fordista e poi finanziario. Lì c'è un problema ecologico sostanziale, cioè i cicli produttivi sono cicli, non sono rettilinei. Quindi io sono fortemente contrario alle filiere e per la creazione di quelle che io chiamo, con un neologismo terribile e idiota, cicloriere. Cioè sono sistemi ciclici che bisogna organizzare sul territorio, come si creano le filiere, e non solo a livello agricolo, ma anche a livello industriale. E qui rientra un discorso generale sull'economia circolare. Ora, se ci fermiamo all'aspetto della PAC, io posso dire sostanzialmente che questa PAC non è diversa da quelle passate, è una continuazione, si gioca con gli stessi numeretti e si rigirano le cose, aspettando che succeda qualcosa, perché una PAC senza il nuovo governo europeo, senza il nuovo governo americano, senza la soluzione delle due guerre adesso in corso, che o ne facciamo un'altra o chiudiamo con questi, non vedo che PAC possa essere se non mantenere lo status quo, dando un poco a ciascuno e scontentando tutti. Perché questo è, le rivolte sono tutti scontenti perché nessuno è stato vincitore alla fine di tutto. Quindi, in questo senso, la PAC di adesso è una cosa che non approderà a niente nei prossimi anni, e la sua ristrutturazione deriverà purtroppo da questioni geopolitiche. Noi stiamo creando in Europa un'economia di guerra. I debiti di guerra li abbiamo già fatti, Draghi li ha fatti attraverso l'utilizzo della BCE. In Italia qualcuno ha cercato di raddrizzare il meccanismo dei debiti di guerra usando il PNRR in modo più sociale, ed è stato stroncato perché le misure sociali create col PNRR, compreso il 110, sono state eliminate senza che coloro i quali ne avrebbero potuto usufruire ne abbiano usufruito. Perché le misure sociali non sono misure che diciamo, raggiungono immediatamente l'ultimo del mondo, ma raggiungono immediatamente colui che ragiona meglio e ha più disponibilità, ed è il primo del mondo, sono le fasce più ricche, e poi mano a mano arriva gli altri. Se sono misure sociali, sono misure che arriveranno anche alla base. Se non lo sono, come adesso sono tutte le misure, sono graduate, sono legate a sistemi di proprietà territoriale.
Io ho detto in un mio articolo una cosa divertente, cioè dicono questi fanno l'esatto opposto dalla rivoluzione francese. I giacobini tolsero le terre agli aristocratici, il privilegio sulle terre dato agli aristocratici, l'Unione Europea ha ripristinato il privilegio agli aristocratici, che sono i grandi proprietari terrieri, dandogli la massa di finanziamento, la cui massa di finanziamento, peraltro, non è un finanziamento agricolo, ma è una partita di giro che viene tranquillamente, come dire, organizzata dalle banche, le quali prendono i soldi dall'Unione Europea e li mantengono per quelli che sono i meccanismi bancari che vengono avviati di finanziamento delle attività speculative bancarie. Un grosso proprietario, se prende 300.000, qualcuno che prende 300-400 mila euro dall'Unione Europea l'anno, così, perché è proprietario dei terreni, ma che li spenderà tutti per poter fare sviluppo agricolo. Sì, francamente, molto lontana questa idea. Contemporaneamente, nei paradossi che si creano favorendo una riorganizzazione capitalistica del sistema agricolo, si crea anche il paradosso che una massa di grossi proprietari è più favorevole al mantenimento delle norme ambientali, perché non ha nessun interesse a mettere a mettere in lavorazione terreni marginali, perché ci perderebbe nel meccanismo generale di finanziamento, di finanziarizzazione dell'agricoltura Sì, e di organizzazione delle filiere a vantaggio degli aspetti agro industriali, perché quello è l'agricoltura industriale ha trasformato devo quelli che andare noi in mare, chiamiamo e ci posso contadini andare da solo. in un sistema, come dire, di operaio specializzato al servizio, cioè trasformati in questo settore. Hanno perso quella dimensione contadina. D'altra parte, Enrico, dire, queste cose le ha studiate, le ha dette, gli amici suoi francesi, queste cose le seguivano ai tempi in cui, appunto, la fine dei contadini arriva, scriveva nel 67 questo libro. Gli amici di Enrico nel 65 scrivevano della fine dei contadini, perché il mondo contadino finiva nel momento in cui l'industria si affermava come la Coldiretti voleva. Quando la Coldiretti dice il salario, il reddito è il salario del contadino, lo dice con una visione industrialista del sistema generale. Io ho Allora, se noi cercato di vogliamo, farvi uscire il più presto possibile, scusate, anzi, è io vi certo. posso ringraziare finora di tutto questo. Adesso vi devo abbandonare per 5 minuti e vi lascio così con uno slogan che potrò riprendere dopo, perché la seconda parte del discorso che farò Guarda, io tra 10 minuti sarà alle tra, mi ultime, devo ma dare un tempo, non dipende da me purtroppo. Tra 10 minuti sarà i consumatori sono i grandi alleati dei contadini, non degli agricoltori in generale. Ma per fare questa alleanza bisogna praticare quello che noi, come associazione dei consumatori, di cui io sono della presidenza di uno di questi, diciamo prezzo giusto, giusto reddito, perché il problema del prezzo è cruciale. Questo problema del prezzo, della sua unitarietà, andrà scomposto e sottratto alle politiche di mercato, che le politiche di mercato porteranno sicuramente all'abbassamento dei prezzi, perché è insito nel sistema capitalistico dover fare questo. Però il meccanismo di abbassamento dei prezzi può essere sottratto soltanto se le comunità locali, qui il discorso di Enrico mi trova convergente, le comunità locali, ma come si organizzano le comunità locali? E allora io faccio un altro esempio paradossale, però Stefano Mancuso è meno paradossale di me, più scientifico, prendere esempio dalle piante. Le piante in un posto organizzano la loro vita e la loro Basta, relazione con gli altri basta, sviluppando basta, innanzitutto l'energia. Come si guadagna l'energia? Come riusciamo a prendere energia? Quindi l'energia, l'agricoltura, che è energia sotto altra forma, e le produzioni industriali, e le produzioni, diciamo, quelle che si legano all'intelligenza artificiale, allo sviluppo delle nuove tecnologie, aggregate in una comunità locale, sono la struttura futura della Mi società sto del pianeta. facendo. E questa struttura futura noi Devo andare potremmo in mare. riorganizzarla se partiamo molto modestamente, Devo l'alleanza andare. con i consumatori sul problema del prezzo, agricoltori e consumatori, e creando un meccanismo attraverso le comunità energetiche,
attraverso le comunità locali, di rete, di riorganizzazione della struttura sociale. Esattamente come la struttura sociale si riorganizzò in reti locali durante la caduta dell'impero. Qui durò 400 anni, io spero che questa riorganizzazione duri. Io ho finito e sono a disposizione per domande Grazie ulteriori. Mi Gianfranco. scuso per questa cosa rapidissima. Un'altra cosa. Nel blog Climate Aid, primateaid.it in italiano, ci sono, detti in modo meno confuso e meno forsennato di come ho fatto adesso, le cose che vi sto dicendo nei diversi articoli che sto facendo da un paio di mesi a questa parte su questo problema, che è il problema fondamentale della struttura sociale. Grazie. Io pregherei chi ha il microfono aperto e non deve parlare di chiuderlo perché sennò fa interferenze. Maurizio Mazzucchelli, particolare, e anche Giovanni Russo Spena. Ora, io non so, facciamo una verifica con Dario Dongo che vedo collegato, però non so perché appunto c'ho avuto questo problema della funzione del motore. Quindi presumo che non sia con noi. Dario? Maurizio Mazzariol, per favore, puoi chiudere il microfono, grazie. Sì, grazie. Ecco, allora, vabbè, Dario non c'è perché appunto. Alessandro, scusa, Sì. siccome ho visto che ci ha raggiunto Antonio No, Onorati, ma adesso do la parola a chi vuole intervenire. no, Come è che siccome... invitavo Onorati a intervenire per primo, ecco, quindi Ecco. questo è sicuro. Va bene, Antonio, mi hai capito, mi hai capito. se vuoi intervenire, perché ho visto Sì, che hai anche stavo giusto. scritto. Scusate, stavo giusto scrivendo che vi devo lasciare perché a quest'ora mi devo occupare degli animali. Evidentemente le cose dette sono moltissime. Vorrei fare soltanto pochissime note. La prima nota è che mi sembra che venga fuori uno spaccato poco attinente alla realtà del sistema agricolo nazionale. La prima cosa, nella discussione che si è sviluppata, si parla di agricoltura contadina come un'agricoltura delle aree marginali. Ci sono almeno 960.000 aziende che ricadono nella definizione. Se tagliamo, diciamo, da un punto di vista di classe, la torta dell'agricoltura italiana sulla base dei redditi, quindi le aziende fino a 25.000 euro di reddito. Il secondo rilievo è che l'agricoltura industriale domina politicamente, ma non domina economicamente, nel senso che il numero delle aziende che possono vantare appieno il diritto di essere considerate aziende industriali, quindi aziende factory farm, come si dice in inglese, sono in Italia tra i 16.000 e i 20.000. E questo vale addirittura anche per le aziende dell'allevamento, che è uno dei casi più tipici di struttura di agricoltura industriale. Le grandi stalle, i grandi allevamenti di polli e di maiali sono una minoranza. Anche in termini di bestiame totale allevato, è solo un'assoluta minoranza in termini di occupati nel settore dell'allevamento. Quindi, diciamo, per fare una discussione su questi temi, bisogna tenere presente quello che c'è in Europa e la domanda di fondo che noi ci facciamo è chi è veramente non solo interessata alla transizione ecologica, ma se la può permettere. Le grandi aziende industriali non se la possono permettere, quindi è inutile continuare a pensare, no, che quelle aziende andranno verso una riconversione. I soldi che vengono spesi non fanno che rafforzare la competizione ingiusta e quindi la decisione politica è quella di dire ci sono tre modelli di agricoltura, scegliamone due e uno abbandoniamolo. Quello che a noi interessa è un'agricoltura intensiva il lavoro per un motivo banale. Uno, perché fa occupazione. Due, perché la transizione ecologica si fa con il lavoro. Non si fa con le tecnologie vengono dopo e vengono applicate da donne e uomini competenti. No. Terzo elemento,
che diciamo è stato, mi sembra, presentato molto. C'è una discussione un po' affazzata sulla questione del prezzo, se questo fa riferimento alle posizioni che ci abbiamo come coordinamento europeo Via Campesina, ma anche come Via Campesina globale, nessuno di noi ha proposto un prezzo garantito. Lo sappiamo perfettamente. Qui la questione è una battaglia contro la liberalizzazione dei mercati, gli accordi del WTO, e guardando qual è il peso del mercato agricolo internazionale. I prodotti che vanno sul mercato agricolo internazionale sono una minimissima parte, quello più alto di tutti è il vino, 26% della produzione totale. Togliamo evidentemente i prodotti coloniali, per carità, caffè, cacao. No? Ma i prodotti, quelli che fanno il peso, che poi trasferiscono il loro valore speculativo, spesso risultato della speculazione sui contratti a termine, che si trasferisce sul mercato interno, è un numero appunto molto ristretto. L'Europa ha conquistato con 50 anni di PAC una posizione dominante nel mercato mondiale agricolo internazionale e la sta perdendo. Quello che l'Europa ha perso di fatto già negli ultimi anni è il dominio del suo mercato interno. Per noi il mercato interno invece è il nostro mercato naturale. Quindi qualcuno già l'ha detto, strappare la questione dei prezzi alla logica di mercato. È possibile, ne discutiamo, se deve, cioè, la cosa è molto complicata. Per quanto riguarda la questione del mercato globale, Via Campesina Internazionale propone un nuovo quadro giuridico. Che si basa su, diciamo, formalizzazione di accordi, per lo scambio di singoli prodotti, quindi si torna alle regole antiche del GATT, in un sistema multilaterale di paesi e non di chili di patate esportate. Quindi diciamo che, siccome non possiamo stare qui tutta la sera, gli elementi che ci fanno, difendere una posizione che è quella di dire l'economia contadina è un'alternativa economica, è un sistema produttivo che si è mantenuto malgrado la mancanza totale di politiche pubbliche di supporto in una competizione ineguale e ingiusta con forze di mercato che andavano tutte in un'altra direzione. Un commento sul salario di contadinanza, noi veramente siamo contrari, ci sembra una prebenda da azione sociale. L'economia contadina è un'economia che vive nella società e che deve vivere e che può essere ammazzata in ogni momento perché sta sempre al limite, ma non c'ha bisogno di essere considerato un caso sociale. Evidentemente i servizi che l'economia contadina può e che già fa per il momento non remunerati, vanno remunerati, ma è remunerazione contro lavoro o lavoro contro remunerazione. Noi restiamo dei maledetti comunisti incalliti su questo. Il lavoro va pagato e deve essere pagato bene. Il lavoro produce valore e lo deve produrre davvero. Quindi nell'economia contadina dobbiamo sapere qual è il valore che viene prodotto. E da ultimo, vorrei soltanto, diciamo, fare un invito. C'è stata una produzione molto ricca negli ultimi 30 anni di riflessione sulle questioni agricole, non direi questioni agrarie, questioni agricole. Si è cominciato nel 1996, dove diciamo, 800 organizzazioni, anzi 860 per essere precisi, hanno discusso per una settimana qual era il destino dell'agricoltura del pianeta. Stati fissati una serie di criteri da cui appunto è emerso il concetto si dovrà l'Italia alimentare che non vedevo di a voi che c'è niente a che vedere né col sovranismo, no? Né con l'autarchia né con le stronzate che dice Lollobrigida. 2006 anche lì a livello internazionale discussione strategica tra 500-600 movimenti su questione dell'accesso alla terra, riforma agraria, riforme redistributive, discussione sul territorio, proprietà, diritti. 2007 in Africa, grande ancora lì,
è il modo con cui noi lavoriamo e come, diciamo, stabiliamo le nostre linee strategiche. Riunione di 400 e passa organizzazioni in Mali, in un villaggio che abbiamo costruito per non andare negli alberghi. Definizione del che cosa deve, può e sarà l'agroecologia. Cito solo il fatto che la FAO ci ha messo più di 10 anni, ma l'ha accolti tutti, i famosi 10 principi dell'agroecologia. Poi questa roba è diventata mainstream e bene così. E andiamo avanti, diciamo, fino ai giorni nostri, rispetto a, e finisco con questo, le battaglie condotte a livello europeo. Mi dispiace, so che molti di voi sono stati addirittura nel Parlamento europeo. Noi vediamo tre istituzioni diverse e le trattiamo diversamente: il Consiglio, il Parlamento e i burocrati. I burocrati non sono tutti uguali. Avevamo visto e abbiamo discussione con documenti che poi sono stati massacrati dal Parlamento e dal Consiglio. Quindi, diciamo, gli obiettivi dell'azione politica vanno diversificati. In questi anni devo dire che abbiamo trovato molta difficoltà a un dialogo aperto di comprensione con una buona parte della sinistra, in particolare con i socialdemocratici, evidentemente. Con i Verdi c'è stato sempre un buon rapporto, con alcuni limiti, per esempio sulla PAC, lo sviluppo rurale, noi non eravamo d'accordo su passare tutto sul secondo pilastro. Nell'ultima fase, in quest'ultima fase, è stato interessante perché abbiamo visto dei cambiamenti nel Parlamento, un irrigidimento nei burocrati della Commissione, con uno scontro, abbiamo avuto scontri diretti molto duri, in particolare con la Direzione Generale della Sanità e difficoltà con altri un paio di direzioni, mentre è migliorato per certi versi il dialogo con alcuni parlamentari, in particolare molto approfondito e molto dialogante con una parte dei socialdemocratici, stranamente non con gli italiani, e con i Verdi e con alcuni di Left, dove la situazione è sempre molto complicata perché c'è una parte di loro che sono assolutamente anti-europeisti e quindi è un po' difficile discutere di politiche agricole con gente che non gliene frega niente delle politiche agricole europee o in generale delle politiche europee. Solo una piccola correzione: nella votazione di aprile non solo è stato approvato il regolamento che apre agli OGM, ma in verità l'ha approvato il Parlamento, la cosa non è finita, e solo per informazione, quando questa cosa è cominciata, il programma della Commissione e della lobby pro NGT era di chiudere la partita prima nel 22, poi comunque entro il 23. Siamo arrivati alla fine del 24 e ancora non l'hanno chiusa. Diciamo che siamo stati bravi. E l'altro che è stato regolamento che è stato approvato, che va nella stessa direzione di distruzione della capacità di difendere l'agrobiodiversità nei campi, perché poi diventi un cibo sano per i consumatori, è il regolamento sulla commercializzazione delle sementi. Entrambi i regolamenti non hanno risolto il problema del brevetto e lo dovranno risolvere con il nuovo Parlamento. E lì staremo a vedere perché per noi quello è un elemento importante No. di entrata, diciamo, nella battaglia politica, un elemento che interessa addirittura una parte delle cosiddette forze centriste. Finisco dicendo, mi dispiace Andrea, che dici che in Italia le manifestazioni erano contro organizzazioni sindacali. Purtroppo c'è stato un solo caso di una bandiera Coldiretti che è stata bruciata a Viterbo, ma chi l'ha fatta era un nazista, quindi cioè non era bella compagnia. Mentre per fortuna da tutto quel casino dominato essenzialmente da Copacogeca restano in Italia dei piccolissimi gruppi che si sono un po' liberati, che hanno diciamo approfittato
del fermento che cominciano a consolidarsi, con cui noi come Associazione Rurale Italiana siamo in dialogo, noi manteniamo le nostre posizioni, però sono agricolture di transizione loro stessi, nel senso che hanno un profilo aziendale nel primo, nel secondo, nel terzo, sta lì in mezzo e hanno problemi veri. Finisco dicendo, i dati dicono che la crisi dell'agricoltura non c'è e noi siamo convinti che la crisi dell'agricoltura ce l'ha solo una parte dell'agricoltura. L'agricoltura finanziata con i denari pubblici non sta in crisi, non è vero, ha aumentato i suoi redditi, ha abbassato il compenso al lavoro, ha aumentato l'efficacia finanziaria del capitale investito e continua a essere foraggiata. Basta che guardate il decreto che Lollo si è fatto a prova l'altro ieri. Grazie. Adesso però mi tocca andare perché sono le 8 e le bestie stanno in giro e non va bene. Grazie Antonio. Volevo chiedere se c'è qualcuno che vuole fare un intervento. Se no, darei la parola un attimo a Franco Russo e poi ad Andrea per chiudere. Noi abbiamo in programma, rispetto alla newsletter, una prossima newsletter dedicata alla questione del patto di stabilità e il rapporto anche con il discorso come dire, delle guerre e delle politiche di riarmo che l'Unione Europea sta di fatto portando avanti in questi ultimi anni. Ecco. Alessandro, io ti ringrazio per l'invito a parlare, ma io ho ascoltato con molto interesse, perché come appunto ha detto, non mi ricordo se Piero, cioè ci sono persone che almeno sono interessate ai problemi dell'agricoltura, come sono io, anche se non sono assolutamente esperto. Mi è parso un pomeriggio molto molto interessante e come tu hai detto, ci prepariamo alla quarta, anzi, come numero newsletter su appunto sul patto di stabilità e tutto quello che comporta nei tempi di guerra. Mi permetto solo di salutare e di ringraziare chi ha partecipato e quindi ti passo nuovamente la parola per darla evidentemente ad Andrea. Grazie mille, Alessandro. Grazie Franco. Andrea, una riflessione finale. Sì, scusa, invado il Certo. tuo campo, ma forse Sergio Vellante vorrebbe intervenire, Carlo Volpin vorrebbero intervenire? No, va bene, allora andiamo avanti. No, c'ha una mano di Sergio. Vediamo. Ecco, allora, vedi? No. Sono timidi sti ragazzi. Sono timidi. Per niente timido. No, anzi, vi ringrazio per essere stato qua stasera. Essendo stato il primo allievo di Enrico Pugliese a Portici e contemporaneamente l'unico e l'ultimo di Manlio Rossi Doria, in che situazione mi trovo? Vado direttamente al punto. Sto continuando a lavorare in agricoltura. Dal punto di vista dell'economia ecologica, la vecchia bioeconomia fondata da George Scorregen e che mi sta portando verso considerazioni eretiche rispetto ai modelli dell'economia standard. E quando parlo di modelli dell'economia standard, parlo dei modelli, dei classici, dei neoclassici e in questo va compresa pure l'economia marxiana. Tutta la grande rivoluzione che ha portato avanti George Scorregen utilizzando la quarta legge della termodinamica contemporaneamente e l'analisi fondi e flussi, che è l'antesignano dell'economia circolare e dei bilanci energetici, mi stanno conducendo ad una situazione, mi hanno condotto alla situazione attuale. Voglio essere molto breve. Voglio raccontare soltanto due episodi che mi vedono coinvolti in prima persona. Vivo tra Napoli e Caserta, la battaglia che dobbiamo fare dal punto di vista alimentare, cioè che tento di portare avanti, è
Il primo fatto è di sconfiggere il rapporto tra obesità e monnezza. Qui abbiamo parlato di redditi e di classe sociale. Oggi, Si chiama Mohamed Amaran, 30 anni, soprannominato la Mosca, la Mosca. E appena tu si dava per rispondere, ti tentavo. Giovanni, devi chiudere il microfono, please. Sì, Posso? scusa, non ci riuscivo prima. Vabbè, allora, no, l'unica cosa che dico, sono disponibile perché ho lavorato molto, sto lavorando molto sui rapporti tra obesità e monnezza nei grandi centri cittadini, ma questo lo sto facendo da circa 20 anni, dove con la differenziazione dei redditi noi vediamo l'espandersi nelle città della grande distribuzione organizzata con prodotti di bassissima qualità ecologica, sia dal momento della produzione fino al momento del consumo finale, e contemporaneamente, accanto a questo processo, vanno avanti degli altri processi di obesizzanti delle popolazioni. Poi, contemporaneamente, come laboratorio, perché sono di Casa Micciola, come laboratorio sto utilizzando proprio tutto il dramma di Casa Micciola. Il dramma di Casa Micciola come emblema di una transizione ecologica del passato che ha determinato la distruzione ambientale dell'isola, e che invece presuppone una nuova riconversione ecologica. Chiudo. Ecco, in questo ambito, quello che va riformato sono le categorie analitiche e i paradigmi che noi insegniamo oggi all'università. Oggi, praticamente, gli ultimi 10 anni sono passati da economia agraria ad ingegneria ambientale, all'assunzione. Bene, noi rispetto ai drammi della rottura dell'equilibrio territorio-produzione sul dissesto idrogeologico, noi oramai formiamo degli ingegneri che mandiamo a studiare pure all'MIT e ritornano completamente incompatibili con l'uso pieno delle risorse endogene. Sono ingegneri riparativi e non ingegneri preventivi. La stessa cosa riguarda gli agronomi e un po' tutte le discipline. Per cui il dato netto, e chiudo qua, e poi se vogliamo facciamo pure dei seminari su questo, poi con Infiniti Mondi sto collaborando pure sul problema dei trattori. Oggi noi dobbiamo trovare dei punti di attacco, e i punti di attacco, scusate la mia brutalità, quando noi più differenziamo la spazzatura e i rifiuti, più rendiamo forte questo tipo di sistema, che è andato oltre il post-fordismo e che è fortissimo, non riusciamo a scardinarlo. Quindi noi dobbiamo cambiare proprio il paradigma di affrontare l'analisi del contesto, perché nel momento in cui pure quando spendiamo tutti i soldi del PNRR contro il dissesto idrogeologico, mi pare di capire, ma questo l'ho scritto già dai tempi da quando dirigevo il centro studi della Federbracciandi, ormai 35-40 anni fa, dove conobbi Andrea, noi stiamo creando. Parafrasando Sraffa, noi interveniamo sul dissesto idrogeologico per produrre frane a mezzo di riparazione di frane, obesità a mezzo di riparazione di obesità, energia energetica attraverso l'utilizzo di energie. Vogliamo affrontare i problemi della diversità, problemi della la biodiversità si affronta non tenendo conto delle diversità, e quindi noi ci troviamo in un meccanismo veramente aberrante, che a mio modo di vedere, lo sto dicendo in modo molto confuso, dato il tempo ristretto, ci sta conducendo in modo inesorabile verso la sesta estinzione di massa, e noi non siamo stati grati, specialmente noi la sinistra, specialmente noi di origine marxista, non siamo stati capaci di elaborare le categorie
per affrontare questa situazione che dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale è gravissima, perché oggi non è più dal conflitto capitale e lavoro, oggi il conflitto è fra uomo e natura. E quindi è tutto quello che ci sta sotto il rapporto capitale e lavoro. E quindi su questo versante andrebbero riformate tutte le politiche. Mi taccio, altrimenti se continuo io poi perdo il filo. E vi ringrazio per avermi fatto partecipare, innanzitutto Andrea. Grazie Sergio. Andrea, un messaggio conclusivo, una riflessione conclusiva, prego. Ma più che conclusiva, io farei solo alcune notazioni a quello che è stato detto. Cominciando da quello che diceva Enrico a proposito delle citazioni che abbiamo messo nel numero 3 della newsletter, certamente c'è Kautsky. Kautsky viene al secondo posto dopo Carlo Marx, ovviamente. Insomma, no, questo era solo per preciso. E dalla discussione rimangono alcuni punti che vanno assolutamente approfonditi, perché come avete visto anche dall'ultimo intervento di Antonio Onorati, insomma, non è che abbiamo tutti la stessa idea o che abbiamo tutti le idee chiare. Io per esempio ce l'ho molto confuso, insomma, a parte il fatto che questa cosa della newsletter mi ha obbligato a rioccuparmi di agricoltura dopo 40 anni che proprio non ci pensavo proprio, insomma, non ci ho più pensato. Però sono contento perché... Allora, una questione da approfondire è questa del rapporto prezzo-reddito. Ovviamente... Nessuno ha parlato che vanno ripristinati i prezzi garantiti. Questo ovviamente ci sono delle organizzazioni, quelle diciamo ufficiali del COPACO-GECA che ci pensano. Abbiamo detto invece che le organizzazioni affiliate insomma, i campesinos la via campesina, ragazzi, ogni tanto le parole sfuggono, parlano di riorganizzazione del mercato, e in questo però questo va chiarito, va approfondito, non è così scontato. Così come va approfondita la questione del reddito. È solo un fatto assistenziale? Il reddito universale, di cui molti di noi sono, diciamo, dei convinti assertori, è una questione assistenziale o è un modo diverso di affrontare la realtà? Io no, non lo so. Anche, diciamo, questa rappresentazione dell'agricoltura contadina tutta lavoristica, dove ci porta? E fino a che punto può reggere? Allora, tutti questi punti interrogativi, così come, ecco, per esempio, il ritorno della questione della rendita. Io l'avevo accennato, ma poi se ne è riparlato. La proprietà terriera. Oggi la rendita gode, per esempio, vive sui sussidi della PAC, per esempio, no? La rendita fondiaria agricola. Allora, tutte queste questioni, secondo me, possono essere affrontate se si riprende una cosa che appunto Enrico Pugliese, Giovannino Mottura e compagnia in quegli anni avevamo preso come nostra
strada, diciamo, di lavoro che è l'inchiesta. Bisogna ricominciare a fare inchiesta. Certamente i dati statistici, siccome Antonio Onorati è uno statistico di origine, di professione, sono importanti, ma quello che è importante è l'inchiesta politica. Ora, sono d'accordo, non si può parlare così a Barbara, però non si può parlare solo sui numeri, solo sulle statistiche. Bisogna fare inchiesta politica. Una volta dicevamo inchiesta maoista. Certo, era quella, sì, insomma, dalle masse alle masse, però in mezzo c'era qualche altra cosa che oggi non c'è più. Diciamo, andiamo avanti. Ultima annotazione, la questione di Bruxelles, del Parlamento. Ci ritorno perché siccome siamo alla vigilia delle elezioni europee, il mio, diciamo, proprio pedante accanimento a contare i voti, a vedere chi ha votato, eccetera, eccetera, non è così una perversione personale. È semplicemente perché per mostrare che questo Parlamento, così come oggi, è un punto di riferimento completamente inaffidabile, totalmente asservito ai governi da un lato, ma soprattutto è la proiezione di un sistema intergovernativo, è il Consiglio che domina il Parlamento e lo vediamo attraverso soprattutto la pratica come si chiama? Del trilogo. Del trilogo. Ecco. Si vede il suo stanco. Ecco, quindi insomma, cosa sarà il nuovo Parlamento? È meglio non pensarci, però conviene in ogni caso impegnarsi perché comunque ci vadano persone che sono un po' diverse da questi che sono adesso. Mi dispiace che Dario Dongo non abbia potuto partecipare, anche perché questo non c'entra niente con la nostra, con il nostro seminario. Lui è, guarda caso, un candidato al Parlamento europeo nella lista di pace, terra e dignità. Grazie, finito. Grazie a tutti e appunto al prossimo appuntamento dell'osservatorio e alla prossima newsletter che speriamo presto di mettere a punto. Grazie. Buona serata a tutti. Ciao, ciao. Buona serata, grazie ancora a tutti voi. Arrivederci.
Grazie.
Grazie.